Benvenuti a un'altra esilarante puntata di Pollentone in Giappone. Oggi ci troviamo a Tokuyama e andiamo a visitare lo zoo Dobutsuen qui a Tokuyama. Restate con me. Eccoci qua all'entrata, c'è un treno di una volta e adesso andiamo a vedere questo zoo, non mi viene mai la parola, qui in Giappone, a Tokuyama, che siamo a Yamaguchi prefettura. E io sono stato solo un'altra volta allo zoo, a Osaka, Tennoji, Dobutsuen, quindi oggi è la domenica, sono andato a mangiare la pizza, poi ho detto, ma visto che siamo più o meno in zona, mezz'oretta di macchina, dov'era questa pizzeria molto buona, andiamo allo zoo. Entrata adulti 600, bambini e studenti 300 yen. Allora, adesso siamo sempre in periodo corona, quindi anche qua dentro lo zoo bisogna indossare le maschere. E nel distributore automatico dei biglietti, insomma, vengono fuori questi biglietti e random, giraffa, elefante e poi boh, non so se viene fuori qualcos'altro. Adesso boh, vediamo qua com'è strutturato. Sono anche, sono ippopotami, poi sono giraffe, scimmie, tigri, orsi. Adesso vediamo. Guardate qua, poverino, vabbè che siamo dentro uno zoo, però... ma che dormendo, guarda che gli occhi aperti. Ciao! Non sto dormendo. Adesso vedi che chiude gli occhi. Da... Madonna. Bisogna vedi, bello, non lanciare la roba, non toccarlo, sì, non scavalcare qua l'aiuola e non pizzicarlo con bastoncini. Mi spiace che sia legato, mi sa che la faccia un po' tristina. Tra l'altro gli hanno messo anche il panorama dietro, cioè... Tipica roba da giappi per fare le foto, poverino. Vabbè, ma tanto alla fine siamo dello zoo. La cosa che mi dispiace è anche il discorso dell'acquetta, guardate. Un po' triste, però ripeto, siamo dentro uno zoo e quindi bisogna aspettarsi queste cose. Abbiamo un elefante dello Sri Lanka. Non è neanche tanto grande. Sarà una versione small. Vediamo cosa fa. Adesso si pone in divano anche lui. Femmina mi pare. Adesso gli fa le coccoline. Mi gratta la panza. Qua abbiamo delle scimmiette e mi ricordano un po' quando ho fatto il Japan Tour Winter Snow con Tommaso a Jikokudani, vicino a Nagano. Questa sta spaccando le pietre, non so cosa stia facendo. Sta lavorando. Secondo me sta affilando un pezzo di pietra per poi assassinare il capo delle scimmie. Sta covando vendetta. Questa pensa che sia una delle attrazioni principali. E qui mi viene in mente il cartone animato dell'uomo tigre, quando Naoto Date, così si chiamava l'uomo tigre, quando era piccolo ed era andato allo zoo, aveva visto la tigre, sguardo con la tigre, e ha detto voglio diventare come una tigre. Questa qua che è grossa, Dio. Prima volta che vedo una tigre. È enorme. Che testone, Dio. Madonna, veramente è gigante. Guarda che zampe poi. Qua abbiamo un leone di palle più che di spalle. Non si vede, sta dormendo.
Sta dormendo, quindi come si dice? C'è il verbo, il proverbio dice non disturbare il leone che dorme, giusto? Un po' magretto però, mi pare. Ah, là c'era. Non hai anche visto la leonessa? La leonessa, giustamente perché il leone ogni tanto ha bisogno di rilassarsi. Qua c'è una giraffa. Tanto uno sta facendo una live. È un po' timida questa giraffa perché c'è solo la testa fuori. È tipo come se stesse giocando a nascondino. Tanto sta mangiando. Tanto possiamo sentire il leone da qua che si è svegliato. O forse sono le scimmie. È il leone che fa sto rumore. Qua cosa abbiamo? Ah, tartaruga. Un piccolo crocodilo. E questo? Madonna. Un orso gatto. Che vita. Questa tua testa somiglia al dogo, uguale. Tanto pelo nero, un po' di capelli bianchi. Guardate, sembra quasi Jurassic Park quando escono i tirannosauro. Come che magna? Qua abbiamo un ippopotamo sott'acqua. Bello grande. Guardate quanta cacca. Mamma mia. Ecco, eccolo. Ha fatto un po' di apnea. Guardate questi, sono quelli del Re Leone, come si chiama? Mufasa. Guarda che naso che ha. Che si è visto, gli fa le coccoline. Piccolino. Mufasa. Ah, cicciando il latte. E questo? Questo fa Spider-Man. Ciao! Ninja, ninja! Ciao! Ah, questi sono gli scimpanzé. Ma si vede poco perché c'è il riflesso. E là a destra, sull'angolo. E là. Queste sono triste, un po' ingobbati. Ah, raccoon. Quello è l'orsetto a lavatore questo. Che tristezza nei loro occhi.
Questi potrebbero essere padre, madre e figlia. Qua abbiamo due orsacchiotti. Ciao! Madonna che faccia! C'hai una faccia da o da incazzato o da appena sveglio o da tutte e due. Ciao! Ciao! Qua abbiamo una foto dell'orso bianco. Ha fatto un cambio, hanno messo la foto, sono andato in vacanza. Adesso abbiamo superato un ponte sopra una strada e sempre dentro lo zoo c'è questa area verde che continua. Là ci sono altri animali. Adesso scendiamo, boh, qua staranno preparando qualcos'altro. Qua abbiamo un tentativo di evasione da parte di una cavara. O evasione o per mangiare. Basta. Ma ciao ciao. Che salti? Non salta, torna indietro. Guardate che bello questo. Sembra finto. Sembra neanche vero. Niente, fatta una finta. Niente che artigli. Tanto carino, ma abbiamo visitato un po' tutto il visitabile qui allo zoo. Considerazioni. Ma allora, sicuramente è bello, interessante, perché vedi degli animali che in vita tua non vedresti mai, tipo leoni, tigri, elefanti, queste cose qua, no? Però magari questi animali hanno anche, come si dice, uno spazio dedicato dove fare due passi, camminare, eccetera, eccetera. Ma quella specie di gufo, civetta, che era all'entrata, legato proprio con una zampa, questo sguardo triste, quello mi fa una pena incredibile, e su questo devo dire che proprio gli zoo non mi piacciono, come tutti gli altri luoghi dove detengono così gli animali in cattività. In alcuni casi, come si dice, vengono salvati e quindi vengono tenuti allo zoo per essere curati o comunque essere visitati dalle altre persone che appunto non hanno occasione di vederli. E però dall'altra parte vedere appunto questi animali grandi in gabbia fa sempre un certo che. E voi potreste dirmi: ma allora se vai allo zoo, però comunque tu stai contribuendo a tenere aperti questi luoghi. Lo so, però come si dice, penso che non si possa fare niente. Comunque, che dire, video diverso dal solito, zoo in Giappone. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, commentate, fatemi sapere voi cosa ne pensate degli zoo in generale e se andreste mai a visitare uno zoo in Giappone. E iscrivetevi ai miei canali YouTube Polentoni in Giappone, Facebook, Instagram sempre Polentoni in Giappone, e al prossimo video dal Giappone. Ciao da Polentone, ciao ciao.